Adesso possiamo iniziare. Io sono Tiziana Resta, sono la presidente di una delle quattro associazioni che 2 anni fa ha costituito l'Osservatorio regionale sulla salute mentale in Abruzzo, nella consapevolezza che fosse utile fare squadra, essere unite, per provare a raggiungere maggiori risultati in una situazione come quella dell'Abruzzo, che vede troppi parametri ancora validi rispetto a quelli che sono gli obiettivi del Piano Nazionale sulla Salute Mentale. Insieme a noi, 4 associazioni, Cosma, Percorsi, Alto Orizzonte, 180 amici, ci sono CGL, CISL, UIL e ARCI. Io ringrazio il segretario regionale della CGL per essere presente, la CISL e la UIL, l'ARCI ci salutano, diciamo, hanno problemi, non riescono a partecipare, però ci sono vicini. E ringrazio la stampa, benvenuta. E, i lavori facciamo in questo modo, così cerchiamo di essere il più rapidi possibili. E daremo subito la parola a Stefano Cecconi, che ringrazio molto per essere presente, della CGL Nazionale, responsabile dei problemi per la salute, molto impegnato sui temi della salute mentale, e dobbiamo molto a lui e ad altri a livello nazionale per la ripresa che c'è stata del tema del dibattito e anche dell'interesse, dopo che è stata finalmente una conferenza nazionale sulla salute mentale organizzata dal Ministero. Lui ci racconterà un po' gli esiti della conferenza e poi daremo la parola a Sandro Siroli e Eugenio Di Caro, che Sandro Siroli, presidente di 180 amici, presidente dei percorsi, che si sono divisi un po' i lavori, io non so come li siete divisi. In ogni caso la richiesta era che uno tratteggiasse la situazione, cioè in Abruzzo, di dati, e l'altro dicesse quali sono le nostre proposte, da tempo avanzate peraltro la regione, ma sulla quale ancora non abbiamo risposte adeguate. Io quindi darei la parola a Stefano Cecconi, che deve però riattivarsi l'audio. Lo sentite? Non tanto bene, più vicino per favore. Va meglio. No, non si sente. Un po' più forte ci vorrebbe. Non si sente. Allora, comincio grazie ancora di questa opportunità, a così poco tempo dalla seconda conferenza della Salute Mentale, quindi praticamente quasi un mese fa. Quindi questo è un momento importante per fare brevemente la parte di appunto, soprattutto per capire come tutte le realtà di questa vita si possono
nei luoghi dell'inclusione sociale, lavorativa, nei luoghi delle relazioni umane, dove non c'è esclusione, dove quello che conta sono i diritti delle persone, soprattutto delle persone che soffrono e di chi sta più vicino. Quindi implica questo uno spostamento radicale del modello, dello stesso modello delle residenzialità pesanti, dei posti letto, che sono quelle nuove forme spesso di istituzionalizzazione manicomiale. È stato quindi importante definire questo perimetro, non perché non
cito solo una, del rapporto con il Ministero della Giustizia, in particolare ovviamente per le persone con disturbi mentali o di reato, e qui in particolare quello che il Ministro ha annunciato è finalmente la riattivazione dell'Organismo Nazionale di Monitoraggio sul Superamento delle UBC e sulle REMS. Per l'annuncio questo significa delle cose molto precise che non vedo adesso, ma avere un organismo che finalmente riaccende i fari su quello che sta succedendo in questa vicenda, che troppo spesso non è stata ben interpretata, soprattutto dalle magistrature, che hanno considerato le REMS il nuovo luogo di scarico delle persone, letteralmente di scarico, giustamente queste parole, delle persone con salute mentale, ignorando spesso che invece la riforma che ha chiuso gli OPG ha individuato delle misure non detentive, sono misure prioritarie, e in via eccezionale per estrema razza la REMS è di nuovo imputata da alcuni casi particolari. E questo ci dà anche un segnale che riguarda la vostra regione. E infine, gli ultimi due punti sono: uno è l'impegno che il ministro e i due ministri della salute e delle politiche sociali hanno confermato, e già è stato costituito un gruppo di lavoro sull'integrazione sociosanitaria. Se non si integrano gli interventi sociali, per quelli sanitari, per quelli abitativi, tutte queste discussioni restano per aria, e spesso costruire un budget di salute, come il progetto terapeutico e riabilitativo individuale, che tenga insieme tutti questi aspetti, è faticosissimo, perché gli stessi enti, poi nel territorio, non hanno gli strumenti per lavorare insieme. Invece questo è un punto molto importante. E infine una cosa che non è ancora un impegno che è stato tradotto in un atto concreto, però finalmente si è deciso di aprire uno speciale capitolo riferito, riservato ai minori e agli adolescenti, ai giovani adulti con problemi di salute mentale, perché è stata un'area di bisogno e quindi di diritti rinnegati, troppo spesso trascurati. Tutto questo sono 4-5, in questo caso non ci sono impegni che abbiamo provato ad estrarre dalla conferenza per l'agenda del prossimo periodo, non solo la soluzione di tutti i problemi che abbiamo davanti, però sono già alcune risposte, il punto è fare in modo che siano attuati. E per questo, anche perché stanno già cominciando a nascere ogni mattina nuovi ostacoli alla salute mentale di comunità, si stanno moltiplicando, crescono, si producono pratiche negative che dobbiamo contrastare, ma dicevo, quello che è importante è far attuare questi impegni. Per questo motivo abbiamo deciso, come Coordinamento Nazionale per la Salute Mentale, di convocare a settembre un'assemblea pubblica online, cioè se la facciamo anche con una certa presenza, proprio per fare il punto sullo stato dell'arte, organizzare la conferenza e dare il segno che ci interessa certamente collaborare lealmente con le istituzioni, ma restiamo anche in un movimento di lotta e di mobilitazione per i diritti delle persone. Grazie. Bene, grazie Simone per la brevità e la chiarezza, e ovviamente per interpretare i sentimenti di tutti qui presenti. Noi siamo molto contenti degli impegni che sono stati presi. Siamo contenti che da 3 mesi si fa il punto, perché significa che non molliamo la presa. Personalmente, tra tutti gli obiettivi che ci ha ricordato, uno lo vedo proprio come, non dico la panacea di tutti i mali, ma anche finalmente un segnale di grande concretezza per un certo obiettivo, salute mentale, di comunità. Quindi risorse che non arrivano in modo tale da poter essere distorte verso cattive pratiche, ma finalmente concentrata verso l'obiettivo prioritario che noi abbiamo, che ovviamente qui chi vi parla, non solo io, ma insomma gli altri amici, colleghi che sono qua al tavolo, siamo tutti impegnati oramai da anni proprio su questo terreno. Noi non vogliamo che ricoveri, salvo situazioni, ma vogliamo invece che i nostri, non solo i nostri cari, oramai tutte le persone che hanno problemi salutari sono diventati i nostri cari, no? Poi vivendoci dentro si crea un'empatia, no? Nei confronti di queste situazioni. Noi vogliamo che vivano a casa loro o anche in casa con altre persone piccole, diciamo, con situazioni umane, e però assistite, supportate con l'attenzione necessaria. E poi da appunto, come diranno adesso i colleghi, sono indietristi da questo punto di vista, quindi fa parte che
arrivino risorse che devono essere spese in quella direzione, io credo che sia diciamo bella, un bel tormento insomma, sul quale fare l'eco, però ovviamente anche a noi qua fare il nostro mestiere. Io adesso affido la parola a Eugenio, a Sandro Siroli. Mi permetto così di fare un po' la storia del... Tanto questo deve qua, almeno ci può dire. Come? Chiedi a sedere qua. No, ma ci pensa Daniele. Cioè, se Colli vede tutti. Ah, sì. Ah, sì? Okay. Posso rimanere qui? Spostare. Dicevo, ripercorrere un po' il movimento, se lo sapete. Solo me, è ovvio. Io sono contento che io mi permetto di salutare Stefano e ringraziarlo per l'attenzione. Dicevo, ripercorrere un po' il movimento per la salute mentale non è cosa breve. Credo che Abruzzo, perlomeno, siamo impegnati anche all'inizio col forum della salute mentale fin dal 2003. E direi con quindi il passaggio a diverse amministrazioni regionali, diversi governi regionali. Non è che si sia portato a casa molti risultati rispetto a quello che era il panorama dei servizi all'epoca nel 2003-2004 e quello che è oggi. Direi che sul panorama dei servizi la cosa che c'è da sottolineare è che si sono sempre più impoveriti di risorse umane, non solo di psichiatri, impoveriti di figure professionali di tipo psico-socio-sanitario, ma anche terapisti della riabilitazione, non a scuola, e assistenti sociali praticamente quasi del tutto inesistenti all'interno dei servizi pubblici di salute mentale. Una situazione che in Abruzzo ha sempre visto privilegiare il rapporto con il privato nel campo della riabilitazione, purtroppo con i risultati di troppo lunghe permanenze nei servizi cosiddetti riabilitativi, cosiddette comunità terapeutiche. Esiste in Abruzzo soltanto una struttura di riabilitazione post-acuzia, che è quella dell'Aquila, con 10 posti, 5 donne e 5 uomini, e che non ci sono altre strutture, ovviamente riabilitative, non perché noi chiedessimo più strutture, noi chiediamo ben altra cosa rispetto alle strutture, ma talvolta sono necessarie anche le permanenze in comunità terapeutica che abbiano un programma e un progetto con inizio e una fine, e possibilmente quello che poi abbiamo già accennato, sentito accennare rispetto a quello che ci ha raccontato anche Stefano Cicconi della conferenza nazionale, quindi il discorso del budget di salute. Io credo che al di là di tutto quello che è avvenuto, la situazione degli ultimi due anni forse ha evidenziato la legittimazione di tutto questo che ho detto sull'impoverimento delle risorse. Basta fare un cenno al piano sanitario regionale ancora in vigore, che attualmente si sta revisionando, per capire come nel piano sanitario ci fossero tutte le premesse, quello in vigore anche se è ormai datato, ci fossero tutte le premesse perché i centri di salute mentale venissero ad essere effettivamente luoghi di cura e non semplici ambulatori. Basta pensare all'orario d'apertura del CSM, attualmente i 16 CSM dell'Abruzzo non rispettano neanche il progetto obiettivo nazionale 98-2000 e neanche il piano sanitario regionale, che prevedeva un'apertura almeno sulle 12 ore settimanali e un centro di salute mentale, anzi due centri di salute mentale sperimentali sulle 24 ore. Questo prevedeva il piano sanitario. Ovviamente tutto questo non solo non si è realizzato, ma con i due anni che abbiamo passato di Covid si è visto legittimare l'orario di apertura ridotto, per cui siamo arrivati al punto anche di aperture soltanto al mattino e per poche ore, o quando va bene aperture sulle 8 ore,
anche i centri governamentali, quindi attualmente funzionano sostanzialmente su prenotazione telefonica. C'è tra l'altro il passaggio al centro unico di prenotazione se una persona chiede di essere visitata al centro di salute mentale, o tanto per il pagamento del ticket. Quindi al di là di quello che si prevedeva che dovessero essere i centri di salute mentale, quindi a passatoria, quindi con l'apertura, con la possibilità di ricorrere al servizio in qualsiasi momento, oggi ci troviamo che la malattia mentale pensano che vada in vacanza, per cui il sabato e la domenica i centri sono chiusi, tutte le festività domandate sono chiuse, e la risposta che si ottiene al telefono delle segreterie è: se avete bisogno di correre al 118. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che si è perso molto di quello che si era guadagnato in tempi precedenti. Attualmente quindi la situazione è estremamente grave per quello che riguarda in generale l'assistenza, la cura, i progetti di cura per la salute mentale. Lo stesso discorso vale per i centri diurni psichiatrici, ormai ridottissimi, abbiamo una situazione di Pescara che è emblematica, ma tutti i centri in sostanza purtroppo sono ridotti nel numero di ospiti che possono accogliere, e questo, ripeto, anche legato alla legittimazione che poi la situazione emergenziale ancora perdura ha prodotto. Purtroppo c'è da dire che questi luoghi cosiddetti di riabilitazione sono luoghi troppo spesso quasi esclusivamente di intrattenimento. Intrattenimento, non dico che questo non sia ovviamente anche talvolta necessario, ma che non serve affatto a quello che è il progetto di cura, tantomeno un percorso di recovery. Una situazione che abbiamo illustrato ampiamente al governo regionale, all'assessore alla sanità, nell'unico incontro che abbiamo avuto prima del Covid, quando ci è stato promesso l'apertura di un tavolo regionale e di una commissione regionale per la salute mentale. Oggi la situazione quindi è a dir poco drammatica, e lo stesso Istituto Superiore di Sanità, come ha rilevato la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, ha evidenziato l'Abruzzo con la sua bella maglia nera per quanto riguarda tanti aspetti: l'uso e la prescrizione degli psicofarmaci, che è assolutamente stata esponenziale negli ultimi anni, i trattamenti sanitari obbligatori altrettanto esponenziali in Abruzzo. Io vi ricordo soltanto un dato: 2009, io ero ancora a lavoro nella ASL dell'Aquila, nel 2009, quindi anno del terremoto a Milano, l'Aquila aveva 8 trattamenti sanitari obbligatori in un anno. Nel 2012 questi trattamenti dell'ASL allargata, perché poi c'è stato anche l'accorpamento delle aziende sanitarie locali, hanno portato le ASL ad avere circa 300.000 abitanti, sono stati a settembre del 2012 e 90, di cui di questi 90 circa 40 della ASL, proprio ex ASL d'Aquila, 100.000 abitanti. Per dire questo, oggi i numeri vengono riportati dall'Istituto di Superiore Sanità e dalla Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, i numeri sono elevatissimi. Questo cosa significa? Che la risposta molto spesso è la risposta di emergenza-urgenza. Quindi se i centri di salute mentale sono chiusi, il 118 accompagna il paziente al pronto soccorso ospedaliero, lì è molto più facile che questa persona ottenga un'ordinanza poi sindacale successiva ai due certificazioni dei due psichiatri. Questa situazione significa anche concentrare risorse all'interno del servizio ospedaliero, esattamente tutto il contrario di quello che anche la conferenza nazionale si è detto, e ci sono tutte le premesse e tutte le promesse da parte del governo, del ministro, perché la situazione cambi e perché effettivamente si vada a
rivolgere risorse sul territorio. Se noi non, e questo nel campo della salute in generale, ma in particolare anche nella salute mentale, se noi non riserviamo risorse al territorio e non aumentiamo queste risorse, credo che il problema diventerà sempre maggiore e sempre più grave. E le famiglie, tra l'altro, sono abbandonate molto spesso sul territorio, troppo spesso sul territorio, le visite territoriali si limitano ad una somministrazione di farmaci di fo, molto spesso a carenza mensile, dove quindi il problema è quello del controllo. Andrebbe e va toccato anche l'aspetto grave dei diritti, per esempio la cura nella libertà è un diritto che qui in Abruzzo viene, come in tante altre regioni, purtroppo anche, ma il comune Mezzogiorno non ci comporta, viene praticamente, tradito fortemente dall'alto numero di contenzioni fisiche e meccaniche che si sommano a quelle farmacologiche. Quindi legare a letto le persone è una prassi, una pratica assolutamente di tutti i servizi psichiatrici di diagnosi e cura dell'Abruzzo. E questo anche dopo che nel 2012 finalmente un audit civico regionale di cittadinanza attiva e regione Abruzzo, quindi pubblico, ha evidenziato che la contenzione veniva effettuata, cosa che non era mai stato ammesso. Manca però un monitoraggio preciso e continuo di quanti sono gli atti di contenzione fisica. E ritorno al discorso del piano sanitario regionale che prevedeva l'impegno del governo regionale a ridurre gli atti di contenzione fisica all'interno dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Questa situazione, così questo panorama abbastanza grave, ci pone una riflessione. Come uscire da questo, a parte l'importanza dell'impegno regionale a confrontarsi con tutti, con gli operatori, con i cittadini esperti per esperienza, quelli che vivono la malattia mentale, che l'hanno vissuta, con i familiari, con le associazioni e tutto il mondo del terzo settore. Se non si riesce a costruire effettivamente un patto territoriale che porti l'Abruzzo ad avere quell'integrazione sociosanitaria che è negata dalla nostra organizzazione regionale. Noi in Abruzzo, come in altre regioni, ma non in tutte, abbiamo un assessorato al sociale e un assessorato al sanitario. Sono circa 15 anni che si prova a far almeno dialogare questi due assessorati, ma il tema dell'integrazione anche a livello amministrativo è ancora assolutamente lontano. Questo si declina, che vado a concludere il panorama, questo si declina anche con le difficoltà nei piani di zona a mettere insieme sia le risorse sia le pratiche dei distretti sanitari con quelle degli ambiti territoriali. Se questo non avviene, io credo che la situazione delle risposte giuste ai bisogni dei malati e ai bisogni dei familiari non siano possibili. Altra ed ultima cosa, il tema della riabilitazione. Ho toccato prima l'argomento di un'unica struttura pubblica riabilitativa residenziale, che è la struttura Posta Cuzzi dell'Alta dell'Aquila. Le altre sono tutte strutture convenzionate e soprattutto c'è il ricorso al ricovero extra regione per tante persone che troppo spesso rispondono, alle quali sta la risposta ad una domanda: dove lo metto il paziente grave? Finché questa pratica, questa cultura del liberarsi il più possibile di una persona gravosa e poi chiamare il paziente grave, secondo me è un'etichetta in cui i servizi poi si arrendono nella impossibilità di produrre progetti sensati e virtuosi, perché mancano tutte le cose che ho elencato precedentemente. E per cui diventano episodi, direi, piuttosto residuali, quelle pratiche virtuose che consentono alle persone poi di essere incluse socialmente e di ottenere delle risposte sui famosi tre assi della salute, che sono ovviamente quello del lavoro, quello delle relazioni e quello dell'abitare. Sull'abitare ci sono episodi virtuosi e spontanei anche delle nostre associazioni
che riescono a costruire gruppi di appartamento solitarie, però non a caratterizzazione sanitaria, puramente sociale, però con fatica si creano dei progetti bene connessi con quello che è il servizio pubblico. Credo che purtroppo ho dovuto delineare questo panorama, ma è questo che continuiamo a dire da circa 20 anni, e oggi con più forza dobbiamo pretendere che davvero si ponga l'attenzione su tutti questi aspetti, non ultimo quello della formazione, e mi riferisco all'università, mi riferisco agli psichiatri che vengono a lavorare sul territorio avendo come unica esperienza lavorativa di formazione all'interno dei servizi ospedalieri. Rarissimamente i psichiatri in formazione universitaria frequentano i centri di salute mentale, e poi soprattutto, anche se li frequentano, vedono di fatto delle pratiche di attesa che il paziente arrivi e non di movimento degli operatori laddove la persona vive nei luoghi di vita delle persone. Queste cose sono dimostrate come valide e riconosciute dall'OMS, oltre anche nei documenti della Stato Regione, la conferenza Stato Regione, però di fatto qui vogliamo veramente un confronto concreto e soprattutto fattivo. Ci sono le premesse e ci sono le promesse, queste vogliamo chiedere noi come associazione, come osservatorio, del quale voglio dire facciamo parte. Sindacato CGL, CISL, UIL, Associazione di Familiari, Cittadinanza Attiva, ARCI, e forse non ho dimenticato nessuno, è l'osservatorio che è nato, non è un osservatorio pubblico, è nato proprio perché autonomamente vogliamo cercare di monitorare e spingere verso un sistema di cura che sia veramente dedicato alla persona e non alla malattia. Grazie Sandro. Cecconi, tu puoi stare un altro qua con noi? Hai qualche... Ok, va bene. Allora, Eugenio, ti dà per questo. Sì, allora, questi punti che sono stati ben evidenziati da Tiziana e da Sandro formano l'oggetto del nostro contatto che abbiamo avuto con l'assessore Verini il 27 gennaio 2020. E la motivazione, una delle motivazioni di questo incontro di oggi è proprio provare a sollecitare l'assessore Verini, che in quella sede si prese l'impegno di costituire la commissione regionale per la salute mentale. Cioè noi, come Sandro diceva, abbiamo costituito in settembre-ottobre 2020 la consulta regionale, questo osservatorio regionale della salute mentale, quindi ci presentiamo compatti con una voce unitaria alla classe politica, e quindi siamo riusciti con la Verì ad avere questo incontro, e in questo incontro la Verì si è presa anche degli impegni che noi abbiamo stilato poi un documento a conclusione di questo impegno. La stessa Verì propose la costituzione di 4 gruppi di lavoro all'interno di questa commissione, un primo gruppo che si occupasse di organizzazione dei servizi sul territorio regionale e definizione delle risorse finanziarie e professionali, attivazione di una presa in carico degli utenti con attività di monitoraggio da parte delle associazioni e attivazione di un unico regolamento regionale per le 4 consulte provinciali dei dipartimenti di salute mentale. Voi sapete già, vi informiamo che in ogni provincia, quindi in ogni ASL, dovrebbe esserci una consulta provinciale tra gli operatori e le famiglie per discutere dei problemi di quella struttura. Questi incontri oggi si effettuano in alcune province, non in tutte, e comunque notiamo una diversità incredibile nel trattamento dei ragazzi e degli utenti da parte delle singole ASL. Per cui chiediamo all'assessore che ci sia finalmente una unitarietà di intenti, di progetti e quindi gli atti di indirizzo per le 4 DSM. Poi il secondo gruppo dovrebbe occuparsi di attivazione dei processi di recovery e verifica dei progetti terapeutici personalizzati e definizione del budget di salute con gli obiettivi delle relazioni, delle borse lavoro, tirocini formativi, dell'autonomia di vita e dell'abitare.
Il terzo punto riguarda il riordino delle strutture residenziali psichiatriche, dando seguito al decreto regionale 10/2016, ed infine il quarto gruppo dovrebbe occuparsi dell'organizzazione e verifica delle attività della LEMS Abruzzo e Molise di Parete, in piena applicazione della legge 81/2014, trattasi di residenza psichiatrica autorizzata. Quindi noi siamo avanti organizzativamente a portare avanti questi temi, diciamo, che abbiamo sollecitato, di cui anche ringraziamo il dottor Cecconi che stamattina ci ha dato tantissimi spunti. E quindi noi vogliamo questi argomenti portare all'attenzione di questa commissione regionale e parlare con l'assessore, con la classe politica, ma non con l'intento al solito di dire andiamo qui, chiediamo soldi, perché sappiamo bene la sanità, qual è la situazione in Italia, in Abruzzo in particolare. Viviamo il periodo post-Covid, però post-Covid ha significato per noi anche un incremento delle patologie mentali, anche un aumento del disagio sul territorio. Quindi a maggior ragione oggi noi ci ripresentiamo all'assessore Verì chiedendo che si costituisca questa commissione per parlare di questi argomenti e fare economia di questi argomenti, cioè portare, far diventare questi argomenti anche fattori economici, fattori di crescita delle persone, degli utenti. Quindi non chiediamo soldi in più, ma chiediamo un buon utilizzo delle risorse che ci sono. Qui in Abruzzo spendiamo qualcosa come 20 milioni di euro per le residenze psichiatriche, ma gli ospiti di queste residenze, come Sandro già delineava, vengono seguiti, seguono progetti terapeutici personalizzati, c'è un accrescimento della loro autonomia. Questo dobbiamo verificare, questi risultati. Quindi non può essere un contenitore per abbandonare questi ragazzi. Molte famiglie spesso chiedono anche a noi l'associazione: mio figlio che faccio, dove lo metto? Sì, è chiaro che la famiglia disperata magari spesso chiede anche un luogo dove poter sistemare il figlio, ma certamente la famiglia non chiede una reclusione del figlio, chiede una prospettiva, cioè che queste strutture siano capaci di dare un progetto di vita, di insegnare l'autonomia, di insegnare a questi ragazzi di vivere nelle loro abitazioni. Questo è un altro discorso da sfatare. Molto spesso si accende il discorso della casa, ma i ragazzi, i nostri figli molto spesso hanno già la loro casa. Quando i genitori non ci saranno più, hanno già il luogo dove abitare, ma che faranno? Come si organizzeranno le loro giornate? Possiamo noi immaginare di risparmiare qualcosa da queste residenze e mettere sulla piccola residenza, sull'autonomia della singola abitazione, sull'abitare? Magari un ragazzo che abita a casa propria ha bisogno di qualcuno che la mattina vada a trovare, che controlli che abbia fatto le pulizie, che esca per fare un progettino di vita, che esca a farsi la spesa. Quindi un bassissimo livello di costo delle persone che possono assisterlo. Noi abbiamo avuto l'esperienza di un contatto con l'associazione di Pordenone, che ci parlava, loro hanno aperto una cinquantina di appartamenti autonomi, e dicevano: noi mandiamo la mattina una persona che sappia fare le pulizie, che aiuti i ragazzi a farsi le pulizie, non i grandi psichiatri o chissà quale equipe di interventi, chissà quale costo, perché i nostri ragazzi, se vengono preparati ad essere autonomi, se veramente ci si crede, poi saranno anche capaci di vivere da soli, con l'attenzione, chiaro, che passerà qualcuno la mattina e dirà: tu che hai fatto le pulizie stamattina, come stai? Hai preso i farmaci, che pensi di fare oggi? Chi esce? Chi pulisce il bagno di voi due? Chi va oggi stamattina a fare la spesa? Che cosa cucinare oggi? Ma sapete cucinare? Quando stavamo a Luna San, io ero a Luna San Bernardo, come Luna San Nazionale Associazione, preparavamo quel libro per le ricette semplici per poter dare ai nostri ragazzi. I ragazzi leggevano queste ricette semplici e poi imparavano a cucinare ad essere autonomi, quindi atti quotidiani. Quindi noi non chiediamo le TAC da 2 milioni di euro, dottor Cecconi. Non chiediamo TAC, noi chiediamo cose molto semplici. Il valore di una TAC di 2 milioni di euro, noi possiamo fare centinaia di progetti di 2 milioni di euro, possiamo fare delle cose splendide con 2 milioni di euro, quindi noi costiamo poco. Chiediamo quindi soltanto di ben utilizzare queste risorse. E poi, dottor Cecconi, io dico spesso: ma fino al 2000 forse le leggi non c'erano, ma adesso le leggi ci sono.
prima si diceva, beh, facciamo la lotta perché non c'è regolamento, non c'è la legge, adesso io comincio a dire, ma ragazzi, adesso voi fate abuso di ufficio e voi non rispettate le norme che ci sono. Quindi noi chiediamo l'applicazione delle norme, poi parliamo di buone pratiche, poi possiamo parlare anche di cosa fare al meglio, sicuramente, ma a questo punto noi cominciamo a arrabbiarci e dire, voi pretendiamo che voi rispettate la legge. Questa commissione regionale è scritta nel piano sanitario regionale 2008-2010. Qui stiamo vedendo una cosa che esiste già un obbligo, dove già è stato detto, c'è un obbligo della regione. Non vogliamo essere, come dire, arrivare a questi punti, però vogliamo che ci sia chiarezza, cioè ciò che è codificato va rispettato e poi noi possiamo collaborare per le buone pratiche e tutto il resto. Grazie. Grazie, vuoi aggiungere qualcosa? Ci puoi... No, ok. E qualcuno dal, diciamo, dal pubblico, facciamo una riflessione un po', vuole, non so, fare qualche domanda, aggiungere qualche considerazione. Sì, prego, si può presentare. Centri di salute mentale e stanno lì, cioè i psichiatri stanno lì con il loro orario, però non c'è un rapporto vero tra, né tra psichiatra e utente, chiamiamolo così, e tantomeno con i familiari. Perché per esempio in questo periodo di pandemia io uno di questi ragazzi ce l'ho a casa, il mio nipote, perché la mamma è morta, e non ho avuto una sola telefonata. Un chiedere, beh, come sta sto ragazzo, ma non ci possiamo vedere, eccetera, eccetera. Andavamo lì e la psichiatra a 50 metri di distanza, manca 2-3 metri, aveva già preparato la ricetta dei farmaci e molte volte non era presente, quindi all'accettazione ci consegnavano queste ricette, facevano l'iniezione, sempre la stessa, sempre la stessa, sempre la stessa, senza verificare insomma se ci fossero o no dei miglioramenti, dei peggiori. Insomma, una situazione veramente incresciosa. Se non ci fosse stata appunto un'assistenza, seppure parziale, perché non si poteva diversamente, dell'associazione percorsi, ogni tanto alcuni operatori telefonavano per sapere come stava il ragazzo, ci parlavano un momento, cioè, poi hanno ricominciato anche a venirlo a prendere, a portarlo un po' a spasso. Cioè, noi familiari qui siamo proprio abbandonati, questo volevo ribadire. Quindi tutto quello che è stato detto andrebbe poi attuato, perché sono veramente, io sto dietro a queste cose da 40 anni, manco da 20 anni, e sono state fatte tante lotte, però l'attuazione pratica, come diceva giustamente il nostro presidente, di queste leggi, di questi discorsi, di queste conferenze, poi non si vede nella pratica, nella realtà quotidiana dei singoli. E allora che facciamo? Solo chiacchiere? Questo volevo dire. Grazie. La stampa che non ha preso questo momento. Mi viene proprio a lui. Sì. Lei però. Devo momenti che assuntivi. È indirizzato. Qualcun altro? Sì. Una considerazione. Dai, le risorse sono offerte. Anche per i giornalisti superstiti, no? Noi non ci riteniamo sostitutivi delle strutture pubbliche, noi vogliamo che le strutture pubbliche abbiano risorse e funzionino, abbiano risorse per la burocrazia, come dico, privata, la scheda territoriale, in effetti in Abruzzo ci sono, diciamo, le carenze, quindi noi le conosciamo, e da parte del bilancio sanitario regionale non ci sia grande attenzione nei confronti del Dipartimento di Salute Mentale, ma quando abbiamo fatto un monitoraggio speditivo dopo qualche mese
durante il lockdown, su quelli che erano i comportamenti dei diversi centri di salute mentale, abbiamo visto che a parità di risorse alcuni continuavano a essere accoglienti nei confronti dei pazienti ed altri invece si sono asserragliati, chiusi, consegnando appunto la ricetta al massimo, diciamo, tramite il bancone dell'infermiera. Quindi, quando ci dicono sì, ma abbiamo bisogno di risorse, noi siamo d'accordo, noi siamo con loro, non pensiamo assolutamente di poterci sostituire, noi integriamo il servizio pubblico, ma non pensiamo di essere noi a poterci, no, sostituire a loro, però abbiamo avuto anche a prova il fatto che molto valgono anche gli indirizzi che danno solo la regione di partire di salute mentale, non mi dà, ma quello che poi il singolo dipartimento di salute mentale dà ai centri di salute mentale e quello che il dirigente del centro di salute mentale dà ai propri operatori, perché poi lì c'è una gerarchia, insomma, in qualche modo va rispettata. Abbiamo avuto anche tante buone pratiche, questo va detto. Abbiamo fatto un'esperienza interessante con i progetti finanziati da Valerio sulla codice dell'articolo Fondo Nazionale per gli enti del terzo settore, in partenariato con Percorsi abbiamo vinto due progetti nei quali abbiamo fatto formazione ai nostri operatori, ma anche agli operatori pubblici. Abbiamo un po' rigirato il mondo, no? Nel senso che con risorse che ci provenivano a noi, terzo settore, da fondi che non sono quelli del Fondo Nazionale Sanitario, ma fondi per il terzo settore. Abbiamo fatto questo partenariato anche con i centri pubblici, in particolare Chieti e Pescara, abbiamo trovato i segretatori, abbiamo aperto la partecipazione a operatori pubblici, operatori privati, quindi ecco, volevo dire che noi siamo non solo apertissimi al rapporto con i centri pubblici, con gli operatori pubblici, ma che anche pensiamo che loro devono partire per primi, insomma, però che se loro non partono e dobbiamo partire per forza. Adesso ecco. Noi aspettiamo settembre, raccogliamo qualche segnale da parte dell'assessore regionale in particolare, ma anche dei direttori del dipartimento. Se a settembre non si muove ancora niente, faremo come si faceva prima, andiamo in piazza, e non è che abbiamo voluto fare. E siamo, diciamo, chiediamo ai giornalisti, ai media, di darci una mano, di essere con noi, di darci visibilità, ne abbiamo molto bisogno, perché appunto non si parla di noi quando qualcuno dei nostri fa, diciamo, sclera, come si dice, no? Col calcolo capita a tutti di sclerare, e poi però non si parla di noi quando invece mettiamo in piazza i nostri, in piazza, diciamo, parliamo dei nostri problemi, che come avete sentito sono di abbastanza facile soluzione, insomma. Problema di tipo organizzativo, di scelta, e non è un problema, non è come il vaccino Covid o l'oncologia, insomma, è davvero un problema di organizzazione. I farmaci per fortuna sono considerati, quindi abbiamo tante risorse, tante possibilità da contestare, però ancora siamo molto indietro per quanto riguarda proprio, come dicevo, l'organizzazione della vita quotidiana, cioè come si organizza la vita quotidiana fuori dalle mura della contenzione, fuori dalle mura appunto dei ricoveri lunghi, no? Le cose che conosciamo tutti. Abbiamo parlato, va bene, io direi che ringraziamo tutti e per il momento c'è Coni, lo salutiamo. E io gli ho detto se volevo intervenire, mi ha detto di no, questa giornata. Nell'ambito del 118 delle persone preparate a fare questo intervento,
perché io ho avuto un'esperienza veramente traumatica dell'unico ricovero di cui ho avuto bisogno in famiglia, diciamo, che il medico di base ha detto no, non chiamiamo il 118, praticamente sono arrivati, mi dispiace dire, però degli stammalati. Nel frattempo il soggetto si era pure tranquillizzato, insomma, no? Era andato di là, invece sono arrivati questi qua, i quali abbiamo dovuto aprire chiaramente, il ragazzo è tornato, ha visto questi qua, dice, ma voi che volete da me? L'hanno afferrato, l'hanno buttato per terra, hanno fatto come se con la televisione scritta, una persona un po' si schiatava, quando era tornato abbastanza calmo, bastava solo parlarci così. Quindi andrebbero preparate anche questi che fanno gli interventi domiciliari, insomma, nell'ambito del 118. Cioè, penso che all'interno dovrebbero fare pure loro dei corsi. Se vi capita questa cosa, insomma, vedete come regolarlo, perché poi hanno appresso anche il medico, no? E dopo alla fine, vabbè, fanno l'iniezione, messo il tormento nella testa e sono portato a niente. Però questa è anche una cosa che succede. Ed è stato detto anche da altri familiari che purtroppo hanno dovuto fare ricorso al 118, un trattamento che attuano è di una violenza eccezionale. Riguardo aggiungo una cosettina, una violenza, riguardo al fatto del DSO, il trattamento eccetera, noi in due occasioni vi racconto, un incontro fatto a Pescara, un convegno, in cui questo convegno saggiamente fu invitato il primario del pronto soccorso, il quale portò tantissime esperienze di collegamento con le parti psichiatriche di qua a Pescara, che tanto volta vuole questa cosa qui, perché c'era già un contatto con loro. E fu interessante l'apporto organizzativo del responsabile del pronto soccorso. Poi diceva, guardate, lui per cui immaginate la difficoltà che abbiamo noi rispetto a un psichiatra, non conosciamo le persone, non sappiamo le patologie, non dovremmo dare psicofarmaci, perché giustamente lui dice, noi non siamo abilitati a dare psicofarmaci. E quindi l'osservazione della signora è importantissima, cioè dovremmo coinvolgere sempre più, ma questo diremo magari all'assessore, coinvolgere i pronto soccorso che sicuramente possono essere importanti. Poi un'altra cosa, un'altra esperienza, noi a Chieti una volta con un gruppo di guardie giurate particolari, cioè una presenza nazionale, facevamo un corso per insegnare a loro come trattare con i psichiatrici caso di problemi che potessero avere durante un DSO, ma anche in altre occasioni. È stata un'esperienza valida che poteva essere, che può essere anche organizzata da tutte le guardie giurate, per esempio, che loro ragazzi sono sul territorio, e insegnare loro come intervenire in questi casi può essere un'altra iniziativa importante. Va bene. Aggiungo soltanto una cosa a proposito di questa questione dei trattamenti sanitari obbligatori. Nel tavolo regionale dovremmo discutere anche di questo, ma non solo dei numeri, del trattamento sanitario obbligatorio, i numeri del TSO sono un indicatore di qualità in negativo dei dipartimenti di salute mentale. Più sono alti i numeri dei trattamenti sanitari obbligatori, più bassa la qualità di un dipartimento, quindi dovremmo ragionare su questo. E tra l'altro c'è bisogno di un protocollo di linee guida da parte della regione sul trattamento sanitario obbligatorio. Ovviamente se noi vediamo quando vengono effettuati il TSO, la maggior parte dei casi si tratta del sabato pomeriggio, domenica e della notte. Quindi c'è nuovamente il discorso del centro di salute mentale, che tra l'altro se è aperto solo 6 ore non può neanche lavorare. Poi l'ultima cosa, lo psichiatra di turno di guardia in Abruzzo è collocato all'interno dell'ospedale generale e quindi al pronto soccorso, non va sul territorio. Quindi bisogna, il 118 lo deve accompagnare al pronto soccorso e gli viene visitato dallo psichiatra reperibile. La reperibilità psichiatrica sul territorio non esiste. Io vedo che tutte queste cose dobbiamo parlare, perché il trattamento sanitario obbligatorio venga ricondotto a quel necessario rapporto strumento di cura, quando però tutti gli altri tentativi di far accettare la cura, di entrare in un progetto, eccetera, non riescono a ottenere i risultati dovuti. Ma purtroppo questi tentativi non ci sono, noi vediamo tanti DSO
che avvengono senza neanche un asso, cioè accertamento sanitario obbligatorio precedente. Quindi tutte queste situazioni le potremmo mettere all'attenzione del governo regionale e dell'assessore. Sì, buongiorno a tutti. Io avrò un intervento molto largo perché tante cose sono state dette, tutte molto importanti e sono state totalmente condivisibili. Noi siamo partiti con Stefano Cicconi che ci ha parlato dei risultati, secondo me molto importante, della conferenza nazionale sulla salute mentale. E come ci diceva Stefano, è stato un momento istituzionale, un momento istituzionalizzato. Non si è trattato di un convegno, si è trattato di un intervento organizzato a livello nazionale che ha preso degli impegni dove il Ministero, quindi lo Stato sostanzialmente, ha preso degli impegni importanti. Quindi, insomma, la sintesi del ragionamento è che sono stati fatti degli importanti passi, sono stati scritti degli importanti documenti a livello nazionale. Ora però è importante che poi le regioni, quindi la regione Abruzzo, attui effettivamente questi indirizzi, perché tutto questo poi deve essere declinato nelle regioni. Ma abbiamo il servizio sanitario nazionale che dà degli indirizzi, ma poi se le regioni sono ferme vediamo che abbiamo dei sistemi sanitari regionali diversi, e quindi il livello dell'attenzione verso la salute mentale che c'è in Abruzzo non è quello che c'è in altre regioni. Oggi abbiamo anche constatato sostanzialmente il fallimento del sistema abruzzese, che ha anche una buona programmazione, quella del piano sanitario regionale di cui ci parlava Sandra Sirolli prima, che però non è stata attuata. E oggi io credo sia anche un momento importante perché abbiamo dei primi risultati della conferenza nazionale che andranno tutti verificati, a settembre c'era un primo momento di confronto nazionale, e poi c'è anche un'opportunità delle risorse che vengono dall'impegno sui finanziamenti, ma anche sulle risorse del PNRR. Ma come è stato detto, non bastano le risorse, anzi, noi chiediamo che vengano utilizzate bene le risorse, perché tante risorse vengono già spese oggi. E in questo dobbiamo necessariamente entrare in campo noi, tra noi associazioni, che vogliamo che ci sia una sanità, una vera salute, una salute mentale di qualità in Abruzzo. Questo io credo sia il momento per focalizzare l'attenzione su questi temi, perché abbiamo le opportunità. E tra qualche tempo potremo vedere se per l'ennesima volta abbiamo perso delle opportunità, come ci diceva Sandro, cioè da anni che lavoriamo su questo, però dobbiamo anche ammettere che non abbiamo ottenuto da questo punto di vista dei risultati importanti, o registreremo un fallimento. Il fallimento non sarà solo ovviamente un nostro fallimento, ma sarà un fallimento delle persone che hanno bisogno di aiuto, di socialità, cioè di servizi sociosanitari adeguati. Per questo io credo che oggi noi abbiamo ottenuto questo appuntamento, dove chiediamo delle cose precise all'assessore alla sanità, alla dottoressa Verini. L'incontro era stato fatto nel 2020, quindi poco prima della pandemia. In questo anno ci si è occupati soltanto dell'emergenza sanitaria, inseguendo l'emergenza, non facendo quello che sarebbe stato necessario fare. Siamo ancora in emergenza, ma noi vediamo alla regione adesso il momento di programmare le risorse per il futuro e cambiare il nostro sistema sociosanitario. E poi credo che da settembre noi necessariamente dovremo o ottenere questo tavolo o dovremo poi essere delle iniziative di comunicazione, perché questo è il momento. Potremmo perderci una partita importante dove, mentre molte regioni fanno ulteriormente dei passi in avanti, l'Abruzzo per l'ennesima volta potrebbe restare al palo, e questo sarebbe un grande danno per le persone che rappresentiamo e per la nostra regione. Quindi veramente la cosa importante, io credo che questo sia un primo momento di confronto, di richiesta, ma su questo poi deve seguire un impegno concreto della Regione Abruzzo, ma se questo non avverrà è necessario che ci sia davvero un impegno nostro, con le forme di mobilitazione e di protesta dobbiamo pretendere quello che, come dice Eugenio, sono i nostri diritti, perché non stiamo chiedendo loro, stiamo chiedendo semplicemente i nostri diritti. E in questo senso è tutto, io credo che sia molto importante la capacità che abbiamo avuto di fare rete
squadra, perché questo può costituire la nostra forza.